Arnaldo Franzini, dopo l'ottima prestazione e dopo una partita in cui tutto era girato per il meglio contro la Triestina, siamo a commentare una partita in cui ciò che poteva girare storto è girato storto. E diciamo che abbiamo perso una partita su due episodi assurdi, assurdi che ci siamo creati noi, che abbiamo regalato noi. Era una partita comunque in controllo, non una super partita, però dopo un inizio un po' complicato, la partita era in gestione, eravamo in vantaggio, veramente l'episodio del primo gol già in 10, un attimo perché comunque Pisano era fuori. Poi due contrasti persi lì davanti all'area e abbiamo lasciato l'uomo libero davanti al portiere, poi sul secondo veramente un'altra. Altro errore che non può capitare, un errore incredibile. E purtroppo noi questi errori li paghiamo e adesso siamo qua a commentare una sconfitta che comunque dà fastidio perché questi due episodi li abbiamo regalati noi. Ecco, dà fastidio per come è arrivata, non per Sì. bravura dell'avversario, ma si era presentata un po' come la partita dopo Trento dell'esame di maturità. Cosa manca a questa squadra per fare l'ultimo passettino? Ma oggi ho visto le cose che non mi sono piaciute, un po' di superficialità in alcune situazioni. Questo era un po' la mia paura, che ho detto anche alla squadra prima della partita, di stare sul pezzo, che dobbiamo rimanere umili, tranquilli. Non è tanto per la partita persa, perché la partita ci puoi anche perdere dopo una serie comunque importante che abbiamo fatto. Però non deve mai mancare l'atteggiamento giusto. E, ripeto, già quando concedi questi due episodi vuol dire che qualcosa ci manca. È mancata anche nel finale un po' di lucidità, il tempo per recuperare c'era, subito 2-1, però l'inerzia della gara si è messa a favore della Giana, l'emblema è l'espulsione di Moscati. Sì, il nervosismo è ingiustificato perché comunque la partita può ancora recuperare, il tempo c'era. È vero che quando prendi gol su episodi così clamorosi sono situazioni che ti stroncano in due. Non siamo stati bravi lì, soprattutto avere un po' di lucidità in più e per cercare comunque di creare qualcosa per recuperare la partita. Si deve resettare e subito pensare ad Arzignano. Ma quello sicuramente, noi in questo siamo stati sempre molto bravi. E a volte, ripeto, può far bene anche una batosta. Avremmo fatto tutto volentieri a meno e proseguito la striscia. E secondo me eravamo sulla strada giusta anche stasera. Però, ripeto, quando fai questo tipo di errori, le partite non le puoi vincere. Grazie.